dossier di candidatura di Milano come città la quale poteva ospitare Expo 2015, rivendicata allora la metro 4. Un intervento importantissimo per la città, un intervento fondamentale. Noi oggi abbiamo la metro 5, ma non abbiamo la metro 4. Noi siamo avanti con i numeri, ma siamo indietro con i lavori. Quindi il Comune sancisce l'obiettivo, una prima tratta di prestazioni, questo sempre nel 2012, oggi è difficile pensare anche alla realizzazione di una singola stazione. I cittadini milanesi, a causa di una generale congiuntura economica negativa, stanno pagando duramente l'effetto di una maggiore imposizione fiscale, accompagnata dall'aumento dei costi di servizi, tra cui quelli di ATM, a quale non sembra rispettare neppure i pegni sottoscritti. Quindi si parla di metropolitane, si parla di impegni, si parla di disattenzione di quelli che sono gli impegni previsti, garantiti sia dall'assessore che dalla struttura ATM, e questo non accade, eppure si cerca comunque sia di andare a guadagnare, a recuperare una nuova imposta per quelli che sono i servizi di ATM. Indicato adesso sotto la variazione media percentuale, che è la somma media di quelli che sono i calcoli che sono stati indicati sopra. Quindi la variazione percentuale media dei costi tra abbonamenti e titolo di viaggio, quindi il biglietto, si pari al 42,3% nel solo biennio 2012-2013. Ritenuto che l'offerta dei servizi ATM non possa ritenersi di livello accettabile rispetto agli attuali costi e non è quindi giustificato l'aumento di tariffa, il Consiglio di Zona 9 chiede al Sindaco e alla Giunta del Comune di Milano di ripristinare i valori precedenti al 2 agosto 2013 per le tariffe degli abbonamenti ATM. Allora, possiamo chiamare questa mozione demagogica, possiamo chiamare questa mozione priva di senso. Tutti sappiamo che gli enti locali hanno subito dei tagli fortissimi, durissimi. Il governo aveva previsto dei tagli lineari assolutamente insensati. Lo Stato oggi dà sempre meno agli enti locali. Eppure quello che è il dovere di un ottimo amministratore, dell'amministratore che deve fare la differenza in questo caso, è non vessare i cittadini, ma riuscire a garantire con quelle poche risorse quelli che sono i servizi che quantomeno sono stati erogati fino a quel momento. Io vedo e non riesco a non vedere altro che l'aumento della spesa per quello che riguarda il comune e contemporaneamente un aumento di quelle che sono le tasse e le imposte. Oggi forse qualche anno fa poteva essere un sistema per tappare quelli che sono i buchi dettati da una mala gestio di una struttura come il comune. Oggi non è più possibile, ma non è possibile perché, come ci siamo ripetute innumerevoli volte, la gente, le persone non hanno più soldi che possono essere spesi. Oggi i contratti atipici, facevo riferimento mentre facevo questi calcoli alla mia ragazza che è una precaria, guadagna 600 euro di stage presso una struttura. Sentivo il consigliere Tucci che diceva: sei già fortunato. Sì, è vero, lei è già una privilegiata guadagnando 600 euro al mese. Quello che è la spesa per uscire 4 giorni per muoversi a Milano è pari quasi al 20% di quello che guadagna in un mese. Il 20%. È fortunata lei perché non deve pagare l'affitto, non deve pagarsi la casa. Prima di fare alcuni provvedimenti forse ci vorrebbe un po' di buon senso, un po' di confronto. Questi tagli non erano necessari. Quello che spesso rifacciamo noi al governo Monti, quindi al governo che ci ha preceduto, è stato quello di non riuscire a pianificare dei tagli a quella che è la spesa. Noi non possiamo ricadere sempre sulle tasse dei cittadini.
Ecco, questo provvedimento poco sensato, presentando questa mozione perché ritengo che un aumento, quantomeno l'abbonamento per il servizio di trasporto pubblico deve rimanere tale e non privilegiare una determinata classe sociale la quale si può permettere questa sperimentazione, invece che interpretare sperimentazioni spese così poco sensate per nuovi servizi di car sharing o altro, forse sarebbe meglio ragionare su quelli che sono i servizi di primaria necessità, in metropolitana, una revisione sicuramente di quelli che sono i principi di mobilità della città. Penso che Area C in questo caso non favorisca certamente politiche di trasporto privato, di ottimizzazione della mobilità cittadina. Quindi ritengo fortemente che questa mozione possa essere condivisa da tutti. Non ho inserito volutamente alcun pregiudizio di carattere politico a quella che è una mozione semplice, lineare, che cita dati e fa una richiesta semplicissima. Vi ringrazio per l'attenzione. Ma sì, io rispetto a quello che dice il consigliere Ferrario, in linea di massima, in linea teorica, sono d'accordo con lui. Mi sembra che sia caduto in alcune contraddizioni, però. Ha detto, il Comune di Milano, la TN hanno alzato i prezzi degli abbonamenti. Giusto, li hanno alzati, ma vediamo a cosa sono serviti poi, a cosa è servito quell'aumento. Poi, per quanto riguarda il costo del trasporto a Milano, volevo dire, e credo di non poter essere smentito, che a livello europeo mi risulta che sia ancora uno dei più contenuti. Un'altra cosa, qui dice il governo ha imposto ai comuni, li ha praticamente sforzati, li ha messi in condizione di aumentare le tasse ai cittadini. Sono d'accordo anche su questo, però voglio ricordare al consigliere Ferrario che prima prova contraria il mio partito e il mio gruppo non sono al governo c'è il suo partito insieme ad un altro partito, per cui attenzione, perché si dice tutto e il contrario di tutto. Allora, a me questo governo delle larghe intese non è mai piaciuto fin dall'inizio, continua a non piacermi, però chi strozza il paese non è certo Sinistra Ecologia e Libertà o altri gruppi politici che in Parlamento si sono opposti a questo governo, per cui hai detto delle cose giuste, però ricordati che al governo della nazione, al governo della regione ci sei tu, non noi. Grazie.